Ciao, stasera continuo a parlare del prodotto Power BI Desktop. In questo file che ho già aperto per noi, ho caricato, oltre a quello che abbiamo caricato insieme, cioè due file CSV da un elenco da una cartella, che sono questi, che ra rappresentavano i contenuti dei prodotti che noi vendiamo in questa ipotetica azienda. Poi all'interno del file che avevamo preparato insieme c'era anche un file di acquisti dove eravamo andati a caricare i codici prodotto e le date di consegna e quant'altro. Io in questo file ho aggiunto tramite il connettore dati Excel un file di elenco di tipi di prodotto, quindi il tipo di prodotto e la sua relativa descrizione. E tramite un file TXT ho caricato un'anagrafica di ipotetici clienti, il tutto sempre tramite i connettori presenti all'interno di Power BI. Stasera andremo a caricare in maniera massiva una grossa mole di dati prelevandolo da un DB, e nello specifico io lavorerò con il DB di Access. Tutti i caricamenti si fanno sempre dalla scheda Home e dal comando dati. Andando in dati andremo a selezionare altro perché qui Access non è presente. Quando si apre la maschera dei connettori, selezionerò Access e gli dirò connetti. Automaticamente la macchina mi chiederà qual è il file e se è già posizionato nella cartella giusta, perché tutti i file che sto utilizzando per questi video sono nella stessa cartella. Farò open e automaticamente la macchina va a leggere tutto il subset di tabelle presenti in questo database e mi propone quelle da caricare. Io nello specifico andrò a caricare gli indirizzi dei dipendenti, i dipendenti, gli ordini dei prodotti venduti, i dettagli degli ordini dei prodotti venduti e l'anagrafica dei clienti. Quindi contemporaneamente io sto andando a caricare n tabelle che mi importerò per poterle relazionare con le altre tabelle già presenti e poi andare a caricare i dati. Io potrei tranquillamente fare carica o potrei andare a trasformare i dati andando a togliere o a mettere delle informazioni che non mi interessano. Se il caricamento lo facessi massivo, potrei comunque successivamente tornare nelle query e andare a personalizzare inserendo o togliendo colonne a seconda delle mie necessità. Io adesso faccio carica e lentamente la macchina andrà a caricarmi tutti quelli che sono l'elenco dei contenuti delle tabelle che ho selezionato. Il risultato che ottengo è che nella parte destra, nell'area dei campi, io oltre alle tabelle che vedevo prima, trovo la tabella clienti con le relative anagrafiche, trovo la tabella dettagli ordini con le relative informazioni, trovo la tabella dipendenti e quant'altro. E su ognuna di esse io potrei andare a modificare la struttura che mi è stata caricata, andando a lavorare con il comando modifica query. In questo momento però io sto ipotizzando che di non dover fare data shipping sui dati che ho importato, perché ipotizzo che siano già corretti e completi per le mie necessità. Quindi lo step successivo, dopo aver caricato la mole di dati che ci interessava, è quella di farli parlare insieme. Farli parlare insieme queste mole di dati significa andare a creare delle relazioni che consentano al motore di spostarsi, tra virgolette, tra una tabella e l'altra per esporre i dati legandoli tra loro. Dov'è che vado a visualizzare le relazioni? Le relazioni le visualizzo tramite il pulsante qua a sinistra chiamato modelli. Nel momento in cui apro i modelli, la macchina mi apre un'interfaccia che mi cambia e mi rende visibile tutte le tabelle che io ho caricato, quindi ho la tabella acquisti, ho la tabella prodotti, ho la tabella fornitori e andando a destra ho tutte le altre tabelle. Ovviamente questa interfaccia è abbastanza scomoda perché le tabelle sono state collocate, diciamo, un po' random, ma è possibile andare a far ridimensionare l'interfaccia grafica per rendere visibili tutte le tabelle andando a premere il pulsante in basso che si chiama adatta allo schermo. Se io clicco su adatta allo schermo, vedo il posizionamento di tutte le tabelle. Adesso io le sposto semplicemente per avvicinarle l'una all'altra, in modo tale che poi, riadattando lo zoom, mi permetta di leggere il contenuto e soprattutto i nomi delle tabelle che sto lavorando. Io adesso riporto lo zoom
ha una dimensione un pochino più leggibile e vedo che alcune di queste tabelle hanno già delle strutture che le legano l'una all'altra, hanno già dei collegamenti che mi permettono di identificare che questa tabella, che è la tabella dei dettagli degli ordini, è relazionata in qualche modo con altre tabelle. Quali sono le tabelle che sicuramente sono già relazionate e molto probabilmente sono relazionate in maniera corretta? Quelle che ho caricato, le 5 che ho caricato dal database, che sono indirizzi dipendenti, dipendenti, ordini, dettagli ordini e clienti. Queste 5 sono tutte relazionate, ma perché nel database Access erano già correttamente relazionate. Ma che cosa vuol dire relazionare le tabelle? Vuol dire che le due tabelle si possono sono collegate tra loro e tramite dell'interfaccia di report, che siano grafici o tabelle, potrò andare a chiedere di visualizzare informazioni presenti sia nell'una che nell'altra. In questo momento lui ha impostato delle relazioni. Se io voglio leggere quali sono i tipi di relazioni fatte, posso cliccare, appoggiare il mouse o cliccare sulla linea che corrisponde alla relazione che mi interessa e vedo che automaticamente mi vengono identificate e evidenziate le due colonne delle tabelle che corrispondono alla relazione. Quindi in questo momento io sto evidenziando che la tabella dei dipendenti è relazionata alla tabella degli indirizzi dei dipendenti. Se mi sposto di qua e appoggio il mouse su questa, vedo che sempre il campo di dipendente mi mette in relazione i dipendenti stessi con gli ordini. Questo tipo di relazione, se notate, queste due relazioni hanno il layout simile, ma non uguale. Infatti, i dipendenti hanno la linea di relazione con un 1 da una parte e un 1 dall'altra parte, mentre i dipendenti ordini hanno un 1 e un asterisco. La differenza sostanziale sta nel fatto che dalla tabella dipendenti io posso avere solo un solo indirizzo dei propi dipendenti, cioè un dipendente ha un indirizzo solo. E mi sta dicendo che la relazione è una riga verso un'altra riga, quindi una riga della tabella dipendenti è legata in modo inscindibile con una riga della tabella indirizzi dipendenti, mentre l'altra, un asterisco, mi sta dicendo che la tabella di dipendenti avrà una riga e questa riga potrà corrispondere a più ordini. Della tabella del più righe della tabella degli ordini. Cosa significa? Significa che un dipendente potrà aver emesso più ordini di vendita, che è una cosa che tutte le aziende ovviamente sperano succeda. Ecco che il simbolo che identifica questo tipo di relazione è un 1 e un asterisco. Questo tipo di relazione tra dipendenti e indirizzi dipendenti si chiama relazione 1 a 1. Questo tipo di relazione dipendenti-ordini si chiama relazione 1 a molti, perché un dipendente può avere molti ordini. Ma supponiamo che non tutte le relazioni siano state impostate. Ad esempio, la tabella acquisti non è relazionata con niente, ma io so che l'ID prodotto fa parte dell'elenco dei prodotti, cioè io posso aver acquistato solo un prodotto di cui poi ho nel mio listino il codice per poterlo rivendere. Ecco che io devo creare una relazione tra la tabella prodotti e la tabella acquisti. Nel momento in cui ho verificato che la tabella di prodotti contiene un'informazione che può essere relazionata con la tabella acquisti, io non faccio nient'altro che prendere il campo che corrisponde a quello che deve essere il punto di collegamento e trascinarlo nella tabella corrispondente. Automaticamente la macchina mi va a creare una relazione e di default imposta lei se una relazione di tipo 1 a 1, cioè una riga corrisponde a una riga, o un 1 a molti. Se mi fossi sbagliata e questo tipo di relazione non è corretta, posso andarla a modificare premendo il tasto destro del mouse e scegliendo il sottocomando proprietà. Scegliendo proprietà, la macchina mi apre un'interfaccia chiamata modifica relazione, dove mi evidenzia qual è la tabella da cui si parte, qual è la tabella a cui si arriva, qual è la colonna di collegamento e qual è la colonna di collegamento usata. Questo
Se ci fosse qualcosa in questa relazione che è sbagliata, io potrei andare a cambiare la colonna, potrei andare a cambiare la colonna in entrambe le due tabelle, potrei andare a impostare che non è una relazione 1 a 1, ma è una relazione 1 a molti, e confermando con OK, automaticamente la macchina mi cambierà il layout del risultato. Le relazioni sono la base fondamentale per poter costruire tabelle, grafici, quindi una dashboard che mi esponga i risultati. Quindi è indispensabile verificare sempre le relazioni impostate automaticamente o, se mancano, andare a relazionare i dati. Non lavorate con più tabelle, più caricamenti senza averli relazionati. Io vi aspetto per continuare a cominciare a costruire tabelle, grafici, quindi dashboard, e vi saluto. Ciao!